sempre stata la salute, da oggi, da questi mesi che abbiamo provato quello che abbiamo provato, è ancora più importante, magari anche per i nostri cari, per i nostri anziani. Questa è la cosa principale, ma poi ci sono tante piccole desiderate che io da sindaco ho voluto vedere, che io da sindaco ho potuto constatare, soprattutto con le richieste dei cittadini. Cosa mi piacerebbe vedere nel 2040? Mi piacerebbe vedere una città meno lurida magari, una città più sicura, una città dove possiamo lasciare aperte le porte e le finestre. Io sogno una città più sicura, sogno una città più illuminata, visto che la nostra città è buia. Sogno che la Propatria vinca lo scudetto. Io sogno tantissime cose. Sogno che i rifiuti che abbiamo qua Acham evaporino da soli, non ci sia più bisogno di impianti del genere. Sogno che le strade ci siano solo macchine elettriche, che ci sia la famosa monorotaia che ho detto prima, che colleghi Varese e Milano. Sogno. E poi cosa posso sognare? Sogno tante altre cose, me ne sono scritte tutto di più. Sogno che appunto i parcheggi che abbiamo fatto in questi anni non servono, come avete detto voi. Sogno che al posto dei parcheggi ci siano i campi di calcio. La cosa principale, questo è un sogno particolare. Sogno che i servizi sociali in un comune non esistano più, perché vuol dire che tutti hanno un lavoro, tutti stanno bene. Questo è il sogno più grande che ho, sogno chiaramente. E cosa sogno? Sogno che i giornali non siano più giornalini e rimangano giornali. Questo lo sogno. Poi cosa posso sognare? Sognare non costa niente, purtroppo. Io sogno che i prossimi sindaci che verranno saranno molto più bravi di me e possano realizzare tutte queste cose. Questo forse è il sogno che ci tengo di più. Sogno soprattutto che ci siano tanti cittadini che spero l'abbiano messo, che abbiano voglia di impegnarsi per il bene pubblico, perché questo è molto importante. Sogno. Ecco, li chiamo proprio sogni, ma ce ne sono tantissimi altri che sognerei per la nostra città di Busto Arsizio. Sogno che qualcosa di queste piccole cose che ho detto, che poi sono grandissime, si possano realmente avverare nel 2040. Grazie. Allora direi grazie a tutti.